viaggiando. Viaggiando, viaggiando. Nuovo appuntamento con Viaggiando, ben trovati da parte di Monica Celegato. Anche oggi andremo a curiosare, non sappiamo ancora dove, ma lo scopriremo tra pochissimo. Vi ricordo, prima di presentarvi la nostra graditissima ospite, il sito che è www.viaggiandoinradio.it, dove trovare tutte le puntate di Viaggiando e ovviamente anche delle belle e interessanti notizie. Adesso invece vi presento il caporedattore di tuttogreen.it, che è Rossella Vignoli. Buongiorno Rossella. Buongiorno a tutti. Tutto bene intanto? Sì, tutto bene. Perfetto. Vedo l'ora di andare in vacanza anch'io. Ecco, okay. Ecco, insomma, tu poi voglio dire hai delle buone dritte, quindi immagino che ti starai confezionando una vacanza su misura, niente male. Parlandone sempre viene voglia. Sì, poi esatto, poi io credo che facendo questo lavoro, soprattutto in questa stagione, quando cominciano le belle giornate, quando si comincia a proiettarsi almeno con la mente nelle vacanze, sia più faticoso parlarne e basta, in effetti. Ascolta Rossella, prima di parlare della proposta di oggi, io volevo un attimino ancora ricordare di cosa si occupa praticamente tuttogreen.it. Sì, è un portale dedicato all'ecologia, sì. Però è un po' limitativo dire questo, sì. Perché si dedica soprattutto a quelle che è l'ecologia applicata alla vita di tutti i giorni, quindi abbiamo tante sezioni con anche relative guide, ma non solo, per sviluppare il proprio approccio, diciamo, ecologico, ecosostenibile alla nostra vita di tutti i giorni. Quindi se ci vogliamo occupare di bellezza e di cura della persona, allora perché non pensare di utilizzare delle creme o dei prodotti più ecologici invece, magari, certo, di quelli più industriali, e quindi c'è la sezione dedicata a questo, alla pulizia della casa, ma anche la parte legata invece alla conoscenza magari più approfondita delle fonti di energia alternative, ma anche applicate alla possibilità appunto di muoversi in modo più green anche tutti i giorni, quindi in mobilità effetti anche sostenibile. Certo, mi fa comunque piacere sapere e quantomeno constatare che pare che le persone si stiano un pochino occupando di più dell'ecologia, o mi sbaglio Rossella? Sì, c'è un grande interesse, vediamo soprattutto da parte delle donne, questa è una cosa molto positiva. Noi arriviamo prima. Noi arriviamo sempre prima, Rossella. Allora, bene, era giusto per dare insomma una panoramica a quelli che magari non ti avevano sentito nelle altre puntate, a parte che voglio dire già il nome tuttogreen.it la dice lunga. Allora, Rossella, di cosa parliamo oggi? Parliamo delle vacanze proposte da un'associazione internazionale che si chiama Amici della Natura. Bello. Il nome è un po', diciamo, un po' poco, diciamo, chiaro forse per la tipologia di vacanze che fanno, perché è un po' generico. Sì. In realtà è un'associazione che è nata già nell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento a Vienna, e l'idea era quella di dare la possibilità a praticamente quasi tutti di avere delle vacanze, di fare delle vacanze soprattutto in montagna. Infatti è nata in Austria per questo, perché all'epoca le persone non andavano in vacanza, andavano solo i ricchi. E come volevano fare? Volevano costruire proprio delle casette da poter offrire, casette proprio di legno, alle persone che non avessero i soldi per andare in vacanza, autogestite, comuni, per un gruppo di amici o di persone che non si conoscevano. È un'idea un po' socialista per l'epoca, infatti con il nazismo è stata cancellata. Ecco, giustamente. Subito. Sì. E quindi l'associazione si è ricostituita dopo la Seconda Guerra Mondiale ed è cresciuta tantissimo. L'idea originale, quella che appunto è nata in Austria, si è sparsa in tutto il mondo, dalla
dal nome iniziale che era Bergfrei, cioè montagna libera, accessibile a tutti, è diventata Amico della Natura, Amici della Natura, perché in realtà propone proprio delle vacanze a contatto con il mondo appunto della natura, in boschi o in posti vicino appunto a laghi, dove però l'idea è quella di dire: noi vi diamo delle casette che sono già autosufficienti, voi dovete gestirvele con una cassa comune, avete il bagno, la cucina, tutto in comune, potete essere un gruppo di amici, ma potete anche essere persone che non si conoscono ma che hanno prenotato nello stesso periodo. L'importante è che condividiate tutte le fasi di vita comune che ci sono nella vacanza, spendendo il meno possibile, perché la promozione è quella di un'attività di vacanza, però il più possibile economica e a contatto appunto col mondo della natura e degli animali. Sì, beh, credo che sia veramente incredibile questo concetto, ed è veramente bello perché è un po' un ritorno alle origini, se vogliamo, no? Ai buoni rapporti umani che, insomma, purtroppo lasciano un po' a desiderare ultimamente. E quindi, se ho capito bene, ci sono queste case a disposizione, ognuno può prenotare in base al numero di persone. Che ne so, uno prenota per 2, per 5, per 6, e si può trovare in una casetta solo con i suoi amici oppure con altre persone. Sì, infatti, è un'idea, se uno ha un gruppo di amici, è quella proprio di fare una vacanza insieme in un posto non particolarmente noto, ma bello per il paesaggio. Sono sparse in tutta Europa, quindi c'è una rete di ben 32 paesi, riconosciuta anche dall'UNESCO come associazione, ed è una possibilità in più, soprattutto per chi ha anche veramente un budget risicato, per fare una vacanza diversa, anche per conoscere gente nuova, perché no? Sì, infatti credo che uno dei lati belli di questo tipo di vacanza è proprio quello, no? Trovarsi a contatto con delle persone che magari non conosci e instaurare a quel punto un rapporto che poi si può sicuramente trasformare in un'amicizia, anche perché in questo caso si deve condividere un po' tutto, no? Dal bagno a qualsiasi cosa, quindi insomma diventa un rapporto abbastanza intimo, se vogliamo, nel senso che ci si deve comunque misurare. Credo che la cosa sia molto bella. E, ovviamente ci sono informazioni sul vostro sito per queste vacanze, sì, Rossella? Noi abbiamo fatto un articolo apposta che si chiama proprio l'Associazione Amici della Natura. Comunque si può andare anche sul sito, diciamo, ufficiale dell'associazione, sì, nella sezione italiana, che si chiama Amici della Natura, tutto attaccato.it. Perfetto. Bene, mi ha veramente affascinato sapere che questa associazione è nata veramente nella notte dei tempi, voglio dire, no? Nell'Ottocento, è una cosa che indubbiamente, insomma, ha il suo effetto. E poi mi aveva fatto sorridere quando dicevi, Rossella, perché una volta andavano solo i ricchi in vacanza. Cioè, siamo un po' ritornati alla cosa dell'Ottocento. Eh sì, in effetti. Va bene, Rossella, io ti ringrazio veramente tantissimo perché ci dai delle dritte davvero interessanti e soprattutto ecologiche e alla portata di tutti, e questo non è veramente poco, anche perché giustamente ormai per fare una vacanza con la famiglia uno deve fare dei sacrifici, no? E quindi insomma avere la possibilità di avere queste opportunità mi sembra veramente bello. Grazie davvero, spero che tu abbia voglia di ritornare e magari ci racconterai di qualcos'altro, va bene? Certamente, grazie. Ciao a tutti quanti. Buona giornata. Viaggiando in radio.it è il portale dove trovi tutto il meglio di Viaggiando. Mete, alberghi, viaggi, recensioni, notizie, tutte le puntate da ascoltare o rileggere. Viaggiando in radio.it, viaggi e viaggiatori in un click. Viaggiando in radio.it. Viaggiando in radio.it. Viaggiando in radio.it.